della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. La presentazione della terza edizione del Festival della Ventricina del Vastese stamattina a Pescara in Regione ha dato occasione all'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe per parlare delle nuove prospettive di promozione di un prodotto di nicchia come la ventricina, che al di là delle differenze tra quella teramana e quella vastese, rappresenta senza dubbio, ha detto, uno dei punti di forza della tradizione alimentare abruzzese. Dopo le due edizioni di Rocca Spinalveti e Carunchio, sarà Furce ad ospitare dopodomani, sabato 6, la manifestazione pensata ed organizzata dai produttori con la locale amministrazione. A fuoco nella notte l'auto dell'assessore comunale di Avezzano, Roberto Verdecchia, è accaduto nei pressi di Piazza Risorgimento mentre era in corso uno spettacolo. Le fiamme che hanno danneggiato l'automobile, spente dai vigili del fuoco, hanno avuto origine dall'interno. Verdecchia, avvocato e assessore con delega all'ambiente. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di Avezzano, che segue la pista dolosa. Sul posto anche agenti della scientifica per i rilievi. Sarà un gruppo di ragazze e ragazzi abruzzesi che, basandosi sull'esperienza di Arca L'Aquila, costituiranno ufficialmente un'associazione regionale carica di idee, proposte e future iniziative, dando vita così all'Arca Abruzzo. Inclusione, dialogo, confronto, cooperazione, pluralismo e tanti altri valori saranno quelli seguiti da questo gruppo che, nato per dare manforte agli aquilani scossi dal sisma, ha pensato ora di estendersi su tutta la nostra regione. La nascente associazione si baserà su uno statuto improntato alla logica della valorizzazione territoriale. Il sindaco di Pescara Alessandrini ha scritto una lettera ai concittadini. Sapevamo, si legge, che sarebbe stata la scelta più impopolare di tutte, sin dalla campagna elettorale. Da allora speravamo che con i conti alla mano, quando sarebbe arrivato il momento, avremmo potuto provare ad evitarla. In questi mesi ci abbiamo provato, girando e rigirando cifre che lasciavano poco spazio a manovre e tentativi. Alessandrini, che scrive sull'aumento delle tasse, secondo cui ora si deve lavorare per il 2015, ricorda i 10 milioni di euro di tagli dello Stato al Comune, i tagli da oltre 4 milioni decisi dalla sua amministrazione, e si impegna ad un patto con i cittadini. Addizionale IRPEF pressoché quadruplicata per imprese e famiglie, aliquote TASI, la tassa che si aggiunge all'IMU, che crescono di una volta e mezzo. Tutto ciò mentre resta ancora da scoprire di quale entità sarà la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, la TARI. Sta in queste cifre da brivido il senso dell'autentica stangata fiscale decisa dal Consiglio Comunale di Pescara a carico di imprese e famiglie. Un trittico che finirà per dare alla nuova IUC, così si chiama in una giungla di nuove sigle la tassa che le riassume tutte, le dimensioni di un vero e proprio salasso, lo sostiene in un comunicato la CNA Abruzzo. In un momento in cui il renzismo sembra aver contagiato tutti, Fratelli d'Italia si presenta agli italiani chiedendo il loro sostegno a due petizioni e due proposte di legge. Trattano quattro temi d'attualità su cui serve riaffermare una visione di destra o, in un caso, una visione della destra: tasse, adozioni, marò e primarie.
Lo scrive in una nota il partito di centrodestra Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. A Pescara i cittadini potranno firmare le petizioni presso l'ufficio relazioni con il pubblico di Piazza Duca d'Aosta e presso gli uffici delle circoscrizioni a Piazza del Grue 1, Porta Nuova, e Viale Bovio 466, Castellammare, ma anche Via di Sotto numero 8, ai Colli. Un ultimo incontro per definire i dettagli e poi si darà il via ufficialmente alla campagna informativa relativa ai rifiuti. Lo dichiara l'assessore all'igiene urbana del comune di Montesilvano, Paolo Cilli, che domani incontrerà la ACABMED, agenzia di comunicazione incaricata per curare la campagna pubblicitaria che nelle prossime settimane interesserà la città. Vogliamo sensibilizzare al massimo la cittadinanza sulla raccolta differenziata per avere un servizio che funzioni veramente e di conseguenza una città più pulita è fondamentale che tutti abbiano le nozioni necessarie per fare una raccolta differenziata nel modo più corretto. E comincerà domani presso l'Oasi dello Spirito a Montesilvano Colle il convegno diocesano sul tema relazione e missione. L'inizio è previsto per domani alle ore 16, il convegno poi si svolgerà anche durante la giornata di sabato, l'intera giornata di sabato a partire dalle ore 9 e durante la giornata di domenica, la mattinata di domenica, sempre a partire dalle ore 9. E domani, sempre presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a Montesilvano Colle, è previsto l'arrivo della reliquia di Sant'Antonio. Alle ore 19 ci sarà la messa, la Santa Messa solenne con l'accoglienza della reliquia e alle ore 20 la processione con la nuova statua. È tutto pronto per la fiera Zero Glutine, prima Expo Gluten Free del Centro Sud Italia, organizzata dalla Confcommercio Chieti con l'Associazione Italiana Celiaci d'Abruzzo, su idea del presidente dei giovani imprenditori Gianmarco Pescara. La manifestazione, a ingresso gratuito, si terrà nei locali della Camera di Commercio in via Fratelli Pomiglio, all'ex Forio Boario di Chieti Scalo, e aprirà le proprie porte al pubblico domani alle ore 12. Per la prima giornata sono previsti convegni a partire dalle 16.30 sul tema Abruzzo Gluten Free, la produzione a filiera corta. E con questo siamo arrivati alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede pioggia con temperature da 20 a 21 gradi e venti deboli. Domani si prevedono pioggia nelle prime ore del mattino e piogge schiarite nel resto della giornata con temperature da 19 gradi e mezzo a 23 gradi e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.